stati indipendenti, subito dopo la Norvegia con 6-7 secondi di Zdeněk che cambia la Cecoslovacchia, poi cambia la Germania. Ha perso quindi una posizione per ora da Paruzzi, se non addirittura due. Ecco che cambia anche l'Italia con Stefania Belmondo, quindi ha perso due posizioni. Gente di cui ho parlato qui alle Olimpiadi di Lecce in Coppa del Mondo, era arrivata la combinata, due volte terza, una volta seconda, quarta ancora in una bella combinata a Silvestar. Ed ecco che Stefania Belmondo sta tentando di riguadagnare parte del Slovacchia, ma per meglio dire è stata Stefania Belmondo che ha riguadagnato questa posizione con il pettorale 4 la finlandese Marjut Lukkarinen, un quarto posto finale nella combinata. Perde terreno ancora la Cecoslovacchia, quindi Italia e Finlandia all'inseguimento delle battistrada. Confale, grazie al quale vi ricordo già vinto, è un atleta di grande spicco e Lukkarinen non riesce a tenere il passo dell'italiana Stefania Belmondo, va a spiazzarsi ora al terzo posto in questo controllo cronometrico a scavalcare la Finlandia, quindi siamo più o meno nella posizione di partenza. Stendere parafina ma stenderla in un certo modo. Ecco che intanto si avvicina ormai imprendibile al traguardo la Yegorova che sta portando alla medaglia d'oro la propria staffetta. Ormai sotto gli sci vengono effettuate delle pratiche a mano o a macchina di zigrinatura, di rigatura che sono alla base a quanto pare di questa infinita scorrevolezza. Ha ragione a gioire Lyubov Yegorova. Ultime battute per la sovietica, la ex sovietica Lyubov Yegorova che come era prevedibile sta portando alla medaglia d'oro e per lei è la terza persona di squadra, quindi al secondo posto per la Norvegia, ora sta concludendo Elin Linsen e attenzione dovremmo vedere sbucare tra poco in corsa per la medaglia di bronzo, così era fino a pochi istanti fa ed è ancora così. Fortunatamente per l'Italia Stefania Belmondo, protagonista di un recupero formidabile, ha cambiato in sesta posizione, è riuscita a scalare tre posizioni e a piazzarsi nella zona della medaglia di bronzo, scrollandosi di dosso niente meno che l'inseguimento della finlandese Marjut Lukkarinen, che dopo la Yegorova e la Vialde è l'atleta più medagliata di queste Olimpiadi. Medaglia di bronzo quindi per l'Italia grazie a Stefania Belmondo e prima di lei a Gabriella Paruzzi, Manuela Di Cesare dal sesto posto al terzo e quindi è la medaglia di bronzo che ora viene a premiare la prova delle italiane. Guarda la soddisfazione dei tifosi locali che erano in apprensione dopo le prime due frazioni decisamente negative e la Francia ha in pista Isabelle Monfini, sicuramente l'atleta più amata del fondismo, era partita. Ora la Svezia va al settimo posto, si completa l'ordine d'arrivo di questa entusiasmante stagione.